E sono molto contento che non solo abbia risposto sì, vengo volentieri a raccontare, a dialogare con tutti voi su come nasce un'impresa, sulla filosofia, ma che dall'anno scorso l'abbiamo anche incastrato. È il nostro supervisore scientifico, perché io gli faccio vedere quello che facciamo, gli dico cosa ne pensi, mi dà le idee. E per cui insomma sappiate che se facciamo qualcosa di buono è anche e soprattutto perché negli scambi con lui io cerco di imparare il più possibile. Per cui io vorrei usare le vostre 220 mani per dirgli il grazie più bello che possiamo dirgli, perché mi permette di ispirarmi, di nutrirmi, ed è qua con noi Andrea Pontremoli. Grazie. Ciao caro. Qua, vieni pure. Allora, quelli in piedi sono tutti quelli che ti conoscono, che sono già stati l'anno scorso. Intanto grazie per averci accolto ancora, ormai è casa nostra questa, è la quinta volta che veniamo qua, ci torniamo anche a giugno, e anche se ti dico ogni volta è per me un colpo all'anima, perché la realizzazione, vedere realizzato qualcosa che prima era stato pensato, perché lo raccontavo io quando sono venuto la prima volta, proprio all'Academy non c'era per niente, era il progetto ma non c'era neanche la prima pietra. Allora, l'obiettivo di stamattina è dialogare con te intorno a come nasce un'impresa, il senso dell'impresa, per quale motivo l'impresa ha ragione di esistere. Io te l'ho raccontato, vorrei in questo anno insieme aiutarci a tutti quanti a poter mettere insieme quegli elementi che ci servono per dire ok, come si costruisce qualcosa che vale? Tra l'altro tu diventi imprenditore a 50 anni, no? Allora, intanto, per chi non conosce come nasce ad Allare, in due minuti come arrivi tu qua, e poi parliamo dell'impresa e del suo perché. Va bene, buongiorno. Sempre è un po' così, io non preparo mai niente, quindi andiamo a domande. No, io arrivo in Dallara in realtà perché sono cresciuto qua, qui c'è un fiume che si chiama Ceno. Varano è il primo paese del fiume e io vivo e sono cresciuto nell'ultimo paese del fiume che è Bardi. E mio padre aveva il mulino sul fiume, quindi io fino a 20 anni ho fatto il mugnaio. Spegniamo sto affare. Ho fatto il mugnaio sul fiume con mio papà per potermi pagare gli studi. Avevo tre passioni. La velocità, l'elettronica e la musica, e ho cominciato a metterle tutte e tre insieme, quindi riparavo radio e televisori, mi facevo gli amplificatori per andare a fare il DJ per potermi comprare la moto, e questo era il mio giro. Man mano che guadagnavo più soldi compravo una moto più grossa, e poi vabbè, questa è una storia molto, a me molto cara, perché ho imparato le prime idee di marketing proprio da lì, no? Dalle necessità, cioè di avere bisogno di soldi per comprarti il tuo sogno, e lì veramente mi aguzzavo l'ingegno, no? Perché quando hai 17 anni che andavo a fare il DJ e non avevo i soldi per comprare i dischi, allora mi ero messo in società con uno che vendeva dischi. E con lui andavamo a fare i DJ, io facevo, allora si chiamavano shake, quelli da ballare, e poi c'erano i lenti, allora io facevo gli shake, lui faceva i lenti perché io andavo a ballare i lenti, no? Quindi poi lui ci è arrivato dopo del perché. E non avendo i soldi per comprare i dischi, cosa facevamo? Avendo lui il negozio di dischi, alla sera suonavamo i dischi, il giorno dopo li mettevamo in vendita, in vetrina. E siccome però avevamo una certa etica, dice non possiamo vendere delle robe usate, io ho detto c'hai ragione, diciamo che li abbiamo usati in discoteca. E quindi io compravo i dischi, venivano 1.000 lire l'uno, 45 giri. Mi ricordo un'estate, c'era Ti amo di Umberto Tozzi,
lo compravo a 1.000 lire e lo mettevo in vendita a 2.000 usato, perché aveva suonato in discoteca e c'erano tutte le ragazze che venivano dall'estero eccetera, che avevano ballato quel lento con quel disco in quella discoteca, e ti davano 2.000 lire per comprare il disco che io avevo usato. Quindi lo usavo, lo vendevo al doppio e ne ho venduti 1.500, era 1.500.000 pronti via. Moto. Esatto. E quindi, ecco, proprio quella lì. È un lento dalla miseria. Ecco, su quella logica lì poi impari anche un'altra cosa che poi ho applicato nella mia vita, che chi mi conosce, conosce bene chi è il più grande filosofo della storia, che lo conoscono in pochi perché era mio nonno, che diceva se non c'era la notte, Edison la lampadina non l'inventava. Quindi la necessità ti aiuta a tirar fuori le idee innovative. E di quelle idee innovative ve ne racconto una, perché arriviamo più o meno in questa stagione, verso aprile. Io ho una Honda 400 bellissima, rossa, un CBN, e ci andavo a correre in giro. Porca miseria, però c'era l'Honda 750, 4 cilindri Boldor, nera, fantastica, che veniva 8 milioni. Dove li fai 8 milioni? Tenete conto che uno stipendio era 500.000 lire al mese. Io a riparare un radio televisore, una radio, un televisore, prendevo 5.000 lire. Mio papà mi dava 2-3.000 lire al giorno, no? Andare a lavorare con lui nel mulino. Quindi fai quattro conti, dici aprile, andare a quest'estate, io ho 8 milioni, fare quella roba lì, non ci riesco. E allora studi, che ti studi. Allora mi è venuta un'idea da un problema. A Bardi si prendeva solo il primo canale della televisione, la Rai 1. E allora c'è una collinetta su Bardi da dove si vende Monte Canate, dove invece c'era anche il secondo e il terzo canale. Allora mi sono costruito, attaccato a una pianta, un ripetitore, prendevo il segnale da Monte Canate e lo ribaltavo sulla Valceno, il secondo e il terzo. Allora c'era una trasmissione che, per chi ha i capelli bianchi se la ricorderà, che si chiamava Rischia Tutto, che andava solo sul secondo. E mi ero lanciato questo claim: oggi è possibile, da oggi è possibile vedere il Rischia Tutto anche nella Valceno, comprate le antenne da me. E mi sono messo a vendere antenne, le compravo alla GBC di Parma in via Emilio Casa a 1.250 lire, le vendevo 7.500, montate 10.000. A giugno mi sono comprato l'Honda 750 Boldor nera, che c'ho ancora. Ecco, queste cose qui, adesso in quella collina lì, la chiamano la collina delle antenne, perché c'è andata su la Rai, Canale 5, eccetera. Adesso è d'arresto per fare una cosa del genere, perché non c'era, certo, nessuna autorizzazione, quelle robe lì. Mi ero fatto dare, tra l'altro, ero andato a prendere la corrente elettrica da un vicino, gli davo 50 lire al mese di consumo d'energia. E poi gli avevo regalato anche l'antenna, vabbè. E questa roba qui è bella, perché ancora adesso vado su, c'è ancora la pianta con attaccata la mia antenna. E sono passati più di 40 anni. E fatevi dire, io vivo anche un po' di ricordi, no? Perché mi piace andare a vedere quella roba lì e vedere da dove nasce poi anche la voglia di fare, di tirar fuori le cose, e quando c'è la difficoltà è quando tiri fuori le idee migliori. Quindi noi adesso siamo in un periodo fantastico, siamo in un casino pazzesco, e quelli che hanno un po' di testa tireranno fuori cose che sicuramente varrà la pena.